è arrivata la prima sconfitta dell'Isola Capo Rizzuto, cosa è mancato quest'oggi alla sua squadra? Niente, siamo venuti a cospetto della capolista, sapevamo che sarebbe stata sicuramente una gara difficile, però diciamo che oggi l'arbitro ci ha messo del suo, il primo gol mi hanno detto che c'era un fallo di mano nettissimo di pelle, se non mi sbaglio, che è stato poi lui a realizzarlo. Poi ha innervosito una partita che secondo me si era incanalata in una maniera giusta, era abbastanza corretta, agonisticamente valida ma corretta, con le due espulsioni, poi la nostra successiva, il rigore, insomma. Noi eravamo partiti anche bene, abbiamo avuto due occasioni limpide, anzi tre, se vado a calcolare la traversa, la doppia respinta sulla traversa, l'occasione con Cimino. Poi è normale che ogni volta che si affacciava in avanti San Luca, come ho già anticipato venerdì nell'intervista di Stadio Radio, avevo detto che aveva tutti i modi per fare male, ha tutti i modi per vincere il campionato a mio avviso, però avevamo giocato, a mio avviso, una buonissima partita.